Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Matteo, ho 23 anni. In questo canale troverete prevalentemente contenuti riguardanti la fotografia e magari in futuro anche il videomaking. Sto cominciando a mettere le mani in pasta per quanto riguarda quest'ambito soprattutto, e diciamo che ancora non sono pronto per poterne parlare, ma sicuramente su YouTube troverete dei contenuti di altissima qualità che possono effettivamente sostituire quello che sarei in grado di dire io. In ogni caso, su questo canale, come ho già detto, troverete contenuti soprattutto di fotografia e tutto quello che riguarda il mondo della creazione di contenuti, sia per Instagram che per YouTube che per altre piattaforme. Eventualmente anche in futuro si potrà pensare di discuterne. Quindi se pensi che questo canale possa fare il caso tuo, o credi che i contenuti che io abbia intenzione di proporre possano interessarti in qualche modo, io ti invito ovviamente a lasciare un mi piace a questo video, a commentare se hai qualcosa da dire e soprattutto ad iscriverti al canale YouTube per rimanere sempre aggiornato. Ovviamente puoi attivare la campanellina, non ti chiedo di farlo, ma effettivamente puoi farlo volendo, ma ti consiglio comunque di seguirmi per rimanere aggiornato su tutte le novità che usciranno, e soprattutto di seguirmi su Instagram, perché è lì dove principalmente carico i miei progetti, i miei contenuti, e soprattutto dove vado a spoilerare un po' quello che si farà poi in un video su questo canale. Oggi tuttavia sono qui con un video un po' particolare, in quanto finalmente ho deciso di fare un piccolo upgrade alla mia attrezzatura. Ho deciso di acquistare questo Sigma 24 mm f1.4 della serie Art. È una lente un po' particolare, in quanto si tratta di un 24 mm, quindi potete capire benissimo che è su full frame un grand'angolo di tutto rispetto, e al tempo stesso ad un'apertura di f1.4, che è un'apertura veramente ampia e che i telefoni di oggi effettivamente stanno cercando di replicare attraverso l'implementazione di sistemi software che vadano a simulare in qualche modo l'effetto sfocato dato appunto da lenti con un'apertura focale così ampia. Dovete sapere che io l'ultimo acquisto in fotografia che ho fatto è stato appunto la lente con cui sto filmando in questo momento, che è un 24-70 f2.8 Canon serie L, prima serie, e l'ho acquistata circa 2 anni fa, quindi potete ben capire quanto io per 2 anni abbia desiderato fare un piccolo upgrade, che non è poi così tanto piccolo, e vedremo in seguito per quale motivo. Comunque, se in questo momento mi state vedendo con il cappello è perché ragazzi, purtroppo anche se la quarantena è finita, quindi se il lockdown è finito e i barbieri sono riaperti da un pezzo, io ancora, nonostante abbia già deciso tempo fa di volermi tagliare i capelli, non ho ancora prenotato un cazzo di barbiere. Quindi perdonatemi, ma credo che sia il caso di tenere il cappello, almeno finché non deciderò tra qualche giorno di dare una svoltita a questo nido di rondini. Come avete visto, è arrivato qualcosa di nuovo e si presenta così, quindi con una scatola, ma andiamo subito a prendere ciò che c'è al suo interno. Una piccola sacchettina che non utilizzerò mai probabilmente, ma il bello viene dentro, quindi Sigma 24 mm f1.4 Art e il suo paraluce che viene arriva in dotazione. E devo dire che mi aspettavo qualcosa di peggio, in realtà ha anche un'ottima costruzione, è in plastica dura, non è soft touch come è il Canon, in quanto questi della serie L sono dotati di un involucro interno interamente di tessuto o qualcosa del genere, che fa rimbalzare meno la luce e quindi rende ancora più efficiente il lavoro del paraluce stesso. Ma torniamo al Sigma che sinceramente mi ha stupito sia come qualità fotografica che come qualità video, perché comunque non so se avete già visto il video precedente, ma l'ho girato interamente con questo. Ed è tanta roba, è difficile da gestire a 1.4, un po' perché la Canon non ha un autofocus e quindi sì, devo fare manualmente, se viene viene, se non viene pazienza, ma diciamo che innanzitutto soffre purtroppo
questo soffre di front focus e dovrò acquistare appositamente la dock per poterlo tarare, perché la taratura in camera non è sufficiente, perché sì, mi tara, magari mi funziona bene alle corte distanze, ma se cerco di mettere a fuoco all'infinito sbaglia comunque, quindi bisogna fare delle regolazioni un po' più curate e pertanto dovrò acquistare la dock separatamente. Non essendo una lente professionale, quindi magari una Nikon, una Canon serie L o una Sony G Master, diciamo che la qualità per quello che costa, perché comunque si trova sull'usato intorno ai 500 euro, sul nuovo intorno ai 700 all'incirca, per quello che costa e per quello che vale, diciamo che sono soldi molto ben spesi. Un altro pregio di questo piccolo qua, oltre alla nitidezza ovviamente, è la capacità di scattare, la versatilità soprattutto di scattare in condizioni di luce poco presente, quindi al tramonto, dopo il tramonto, durante la blue hour vengono fuori degli scatti pazzeschi, perché ha una resa cromatica, secondo me, con un sensore Canon top, perché qui ho trovato dei verdi che Canon non mi dava perché me li dava troppo virati verso il giallo, ma qui ho trovato dei verdi e degli azzurri che sono pazzeschi. Quindi avere una determinante di colori caldi data dal sensore della camera Canon con una dominante di colori freddi, un po' più freddi, data dal Sigma, secondo me è perfetto, perché comunque riesce ad avere delle ombre che sono un po' più fredde e delle luci che riesce comunque a tenere un po' più calde, quindi fa questo contrasto tonale che io personalmente utilizzo molto spesso nei miei video e nelle mie foto. Quindi sì, chiaramente è una lente che consiglio soprattutto se riuscite a trovare nel mercato dell'usato intorno ai 500-550 euro. Penso che possa essere un acquisto perfetto che per chi vuole fare ritratti, paesaggi, notturne, blue hour, cioè chi vuole fare qualunque cosa, perché comunque, come avete potuto vedere, anche se i dettagli magari non saranno pazzeschi perché l'angolo di campo forse è troppo ampio, la nitidezza ripaga perfettamente, la qualità ripaga perfettamente, e credo che questa prevalentemente la utilizzerò quest'estate nelle sessioni di scatto dopo il tramonto, quindi durante la blue hour, quando secondo me i colori del Sigma e la qualità, la versatilità in low light sicuramente si farà vedere a pieno. Un altro pro di questa lente può essere il peso, dipende da sotto quale aspetto lo vediamo, perché io, provenendo da un 2470 f2.8 Canon serie L prima serie, quindi quello è di metallo pesantissimo e pesa appunto 950 grammi, cioè quasi un chilo di lente, più 700 quasi grammi di corpo macchina, più qualcosa di microfono, e vabbè, arriviamo quasi ai 2 kg di attrezzatura da portarsi in giro. Questo piccolino qui sembra che dalle dimensioni possa essere di plastica e quindi pesar poco, ma in realtà è interamente in metallo e pertanto il peso forse un po' ne risente. Tuttavia credo che sia un buon compromesso tra qualità e peso avere un 650 grammi circa per il mount Canon. Quello Sony magari peserà un po' di più dovuto al fatto che ha una leggera sporgenza al terminale, quindi penso che sia del tutto giustificato il peso in rapporto alle prestazioni che offre. Altra cosa che mi ha sorpreso moltissimo di questa lente è la capacità di mettere a fuoco oggetti talmente tanto vicini da quasi non avere profondità di campo, perché ad f1.4 diventa talmente sottile il campo che è a fuoco che si possono fare dei dettagli pazzeschi nonostante non sia considerata una lente macro. Tuttavia con i 25 mm di distanza minima di messa a fuoco, penso, la giudico sicuramente più del 24-70 con cui sto filmando in questo momento, che teoricamente rientrerebbe anche nella categoria macro perché diciamo è una delle caratteristiche della lente. Questo ha una distanza di ben 9 cm più vicino al soggetto a cui poter scattare, a cui poter focheggiare, e quindi dà degli sfocati pazzeschi e dei dettagli incredibili sotto questo punto di vista. Ghiera della messa a fuoco, pensavo peggio, in realtà è molto fluida, ha due fine corsa, tuttavia continua a correre in entrambe le direzioni. Il fuoco non è focus by wire ma è analogico, quindi meccanico, la messa a fuoco è meccanica, pertanto credo che possa essere un punto a favore per avere
una precisione maggiore anche in ambito video. Ora so che la recensione non sarà stata una vera e propria recensione perché non sarà in alcun modo completa, ma volevo fare un attimo un recap di tutto quello che ho testato, ho potuto testare con questa lente e farvi capire quanto effettivamente per il tipo di lavoro che faccio io possa valere fare un investimento di questo tipo, che secondo me darà una svolta incredibile a quello che sarà la produzione dei contenuti sul mio profilo Instagram, sul mio canale YouTube e tutte le altre piattaforme social che utilizzerò, soprattutto durante l'estate, dopo tutta questa fase di chiusura per via del lockdown. Di conseguenza posso consigliarla assolutamente sì, la utilizzerò assolutamente sì, aspettatevi un sacco di contenuti con questa lente, aspettatevi un sacco di contenuti su questo canale, aspettatevi un sacco di contenuti sulla mia pagina Instagram che vi lascerò ovviamente giù nella descrizione. Io comunque vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di esservi stato utile e di aver risolto qualcuno dei vostri dubbi qualora voleste acquistare una lente di questo tipo. Noi ci vediamo molto presto con un nuovo video sul canale, io vi raccomando di iscrivervi ovviamente, di supportarmi se volete in qualunque modo, condividendo o commentando, mettendo un like per far capire che comunque c'è dell'interesse anche da parte vostra. Infine vi invito a lasciare un follow su Instagram, sul mio canale Instagram, dove potete trovare tutti i miei lavori aggiornati, tutti i miei progetti aggiornati e tutti i progetti che ho intenzione di realizzare, perché soprattutto nelle storie molto spesso propongo shooting o comunque collaborazioni o questo tipo di cose che magari possono andare a favore di entrambi. Quindi è un'ottima occasione per crescere, è un'ottima occasione per migliorare e credo che possa essere sicuramente un'ottima occasione per conoscere nuove persone. Quindi io vi saluto, noi ci vediamo, come ho già detto, in un prossimo video. È stato un piacere avervi qui con me e ciao a tutti, a presto.